Vabbè, è chiaro che siamo tutti consapevoli che non è stata, mi viene da dire che quella partita lì non l'abbiamo neanche giocata, quindi domani dobbiamo per forza, l'obiettivo principale è proprio avere il motivo di rivalsa e quindi tutte le energie nervose che abbiamo accumulato, che sono figlie di questo risultato, quindi passatemi il termine, l'incazzatura di un 4-0. E comunque i processi fatti fra di noi nello spogliatoio, soprattutto anche le richieste da parte dei tifosi che comunque non chiedono niente di più di una squadra che lotti su ogni pallone, la famosa frase di sudare la maglia, uscire dal campo con la maglia bagnata di sudore, sono tutte frasi fatte, però abbiamo battuto il tasto su questa cosa qua, cioè, dobbiamo capire che cosa significhi il senso di appartenenza e in questo dobbiamo prendere ad esempio i nostri tifosi perché loro ce l'hanno il senso di appartenenza, perché loro non sposano il singolo giocatore, loro sposano la maglia e loro vogliono il bene della maglia, chiunque vada in campo, chiunque la alleni, quindi non c'è un allenatore, non c'è un giocatore, non c'è niente, c'è la maglia e viene prima di tutto e credo che i giocatori debbano capire questo senso, che stiano qui un anno, 6 mesi o 10 anni non è importante, ma nel periodo in cui si sta qui a difendere i colori del Carpi bisogna farlo con ardore, perché è questo lo spirito che ci deve accompagnare. Poi dopo raccogliamo quello che ci siamo meritati, però questo spirito non deve più mancare e questa cosa, questo tasto io sarò intransigibile, cioè non guarderò in faccia a nessuno.